Questa è la storia di Edward Billy Meyer, il contattista più famoso del mondo, l'uomo che da 20 anni stupisce milioni di persone con i suoi straordinari racconti di contatto con esseri provenienti dalle Pleiadi. Meyer ha fornito le prove delle sue esperienze, foto, filmati, registrazioni audio e campioni di metallo. Molti ricercatori UFO dubitano della veridicità dei fatti riferiti dall'agricoltore svizzero. Meyer si sta preparando meticolosamente. Tra poco avrà un contatto. Ancora una volta una strana sensazione di freddo sulla fronte gli ha preannunciato una comunicazione telepatica. Dice che non c'è scambio di parole perché i pleiadiani non ne fanno alcun uso. La pistola è una precauzione a causa delle minacce subite recentemente. Al cappello è molto affezionato. Lo usava nei suoi viaggi in Medio Oriente. Il tatuaggio gli è stato fatto durante una breve esperienza come marinaio. Si veste adeguatamente perché potrebbe star fuori per ore e il tempo in queste montagne cambia in continuazione. Il walkie-talkie è una necessità perché spesso, dopo essere stato a bordo delle astronavi, viene lasciato lontano dal luogo in cui ha parcheggiato il motorino ed è costretto a chiamare per farsi venire a prendere. Meyer pensa che i pleiadiani possano comunicare con lui per via delle sue vibrazioni, giacché le frequenze naturali della sua mente sarebbero compatibili con le loro. Ogni uomo sulla Terra ed ogni umano dell'intero universo hanno vibrazioni differenti. Esse sono il frutto dei loro pensieri. Le vibrazioni in se stesse sono un tipo di onde magnetiche elettriche che si dirigono da persona a persona, da un pianeta a un altro pianeta, sull'intero spazio dell'universo. Edward Billy Meyer è un personaggio discusso e controverso. Eppure i suoi racconti hanno un fascino innegabile. I pleiadiani comunicherebbero con lui in base a un adattamento dei nostri modelli di vibrazione mentale. Un processo simile alla sintonizzazione di una radio. Com'è cominciato tutto questo? Svizzera, primavera 1978. Un team di ricercatori statunitensi è in viaggio verso un piccolo villaggio di montagna chiamato Schmidrutti. Il capo della spedizione è Lee Elders. Residente a Phoenix, Arizona, Elders dirige la Intercept, un'agenzia specializzata in controspionaggio industriale. Con sua moglie Britt, analista elettronica, e con l'investigatore Tom Welch, Lee Elders ha messo su un team molto affiatato. Con loro c'è una nostra vecchia conoscenza, Wendell Stevens, colonnello dell'aeronautica statunitense in pensione, fra i più noti inquirenti UFO del suo paese. La loro missione? Verificare uno dei più singolari casi di UFO mai emersi. Un caso perfetto, troppo bello per essere vero, oppure il falso del secolo. L'auto percorre strade secondarie e tortuose. Il cammino viene spesso interrotto. Perché tutte queste precauzioni? Perché la vita di Meyer è in pericolo. Gli hanno sparato. Per quanto assurdo, per qualcuno la faccenda sta diventando scomoda e le minacce continuano. Da qui parte un'inchiesta che durerà 5 anni.
Alla fine, come vedremo, l'enigma che circonda la figura di questo agricoltore privo di un braccio avrà rivelato conferme e contraddizioni. Il gruppo di inquirenti americani è giunto nel piccolo villaggio sulle Alpi svizzere. L'incontro è molto caloroso. Lo chiamano Billy, ma il suo nome è Edward Meyer. Il soprannome glielo diedero da piccolo, gli eroi del West lo appassionavano, Buffalo Bill, Wild Bill e Billy the Kid. Da diverso tempo afferma di essere in contatto con esseri di un altro mondo. Dice anche di avere prove di questi contatti. I contatti iniziarono il 28 gennaio 1975. Ma quando iniziarono le sue esperienze? C'era come una voce molto gradevole nella mia testa. Una voce che mi diceva di uscire di casa e di portare con me la macchina fotografica. Seguì le istruzioni. Avevo appena lasciato il villaggio quando sentii una specie di rumore melodioso venire dal cielo. Guardai su e vidi un disco. Questo disco stava volando sulle nuvole e poi è venuto verso il punto dove ero fermo con il motorino. Lentamente, molto lentamente, è sceso più in basso e ancora più in basso e alla fine è atterrato tra gli alberi bianchi e la foresta, lì dietro. In seguito, Meyer fotografò le tracce lasciate dal dispositivo di atterraggio a treppiede. L'erba appariva schiacciata e orientata in senso antiorario. A distanza di un anno, gli effetti dell'irraggiamento erano ancora evidenti, ma il fogliame brulicava nuovamente di insetti. Poi ho visto una persona che usciva fuori dal disco. Era una donna. E com'era fatta? Semplicemente una donna terrestre, come lei, un essere umano. Più volte in passato, nei più famosi fra i presunti casi di contatto con extraterrestri di tipo umano, il loro messaggio è stato positivo ed evolutivo, tendente alla rassicurazione. Dopo poche parole siamo andati verso quell'albero e... Tutto accadde con la massima naturalezza. Siamo rimasti a parlare per circa un'ora. Un'ora e un quarto, qualcosa del genere. Una creatura che aveva anche un nome. Mi ha detto di chiamarsi Semyase. Che cosa ha provato sedendosi sotto quest'albero con una donna appena atterrata in un'astronave? Non avevo paura di questo. Avevo paura solo dell'esercito, perché hanno una base là, dietro la foresta. Neanche il disco mi ha intimorito. Da dove vengono? Vengono dalla configurazione delle Pleiadi. Le Pleiadi, un ammasso di stelle brillanti che si trova a 500 anni luce dalla Terra. Anche se il raggruppamento comprende centinaia di stelle, solo sette si vedono chiaramente a occhio nudo. I greci le hanno chiamate le ninfe del paradiso. Per altri sono semplicemente le sette sorelle. In che modo andò la conversazione con Semyase? Come si può immaginare, avevo tante domande. Ma parlava sempre lei, continuamente. Insomma, non riuscivo a formulare domande. Ora Meyer affronta due temi ancora più delicati, che costituiscono il nodo di tutta la questione. Perché sarebbe stato scelto proprio lui? E soprattutto se il loro messaggio pacifico può essere considerato credibile in questi tempi. Vedete, Semyase mi disse subito che avrei dovuto scattare una grande quantità di foto, le più belle foto di UFO mai fatte sulla Terra.
Poi mi disse che sarei dovuto andare a raccontare la verità agli abitanti della Terra. Il secondo punto riguarda il perché loro stanno facendo questo. Quali motivi hanno per visitarci? Non per farci del male, non per fare una guerra, ma neppure per portare la pace. Perché dunque sarebbero interessati a noi, una società centinaia di anni inferiore a loro in termini di sviluppo tecnologico? Secondo Meyer, abbiamo gli stessi antenati, i loro e i nostri predecessori sono comuni, in un certo senso formiamo una famiglia. Questo è il punto esatto dove ci incontrammo e dove feci le fotografie. Ricostruiamo con Meyer quello che accadde. Siamo sul luogo della prima sequenza di foto. Meyer dimostra come usa la macchina fotografica. Mi è molto utile questa, è automatica. Basta girare questa rondella, poi scatto e poi sistemo la telecamera. Con la telecamera su un treppiede, Meyer è in grado contemporaneamente di usare anche la macchina da 35 mm. Era tutto a posto. Cominciai a filmare. Qui feci le riprese dell'astronave. Era sospesa lì. Prima immobile, poi cominciò a fare dei salti. Con questo Meyer intende dire che la navicella spariva e riappariva. E ad ogni salto sentivo la stessa cosa, una scossa elettrica. A parere di Meyer si tratta di una forma di shock elettrico. Inoltre in ciascun avvistamento Meyer notò cambiamenti nell'intensità della luce. Gli incontri sono avvenuti in una dozzina di luoghi diversi. Meyer descrive gli scafi alieni. Li chiama beam ships, cioè navi a irraggiamento, di diversi tipi. Ecco, da qui si può vedere quella strada. Circa a metà della distanza c'era la nave sospesa per aria. Ondeggiava a causa del vento molto forte. E nello sfondo, sulla strada, c'erano automobili che venivano da Telling in direzione Romling e viceversa. Ma se qualcuno dall'interno delle auto abbia visto l'astronave, non lo so. Ma nessuno ha detto niente? No, nessuno. In verità ci sono altri testimoni oculari, come Ernest Keller Müller, che vive ai piedi della montagna, non distante dalla fattoria di Meyer. Keller Müller è il primo testimone che, indipendentemente da Meyer, fornisce notizie sullo stesso avvistamento. Keller Müller vide le luci che sparirono e tornarono improvvisamente. Questa è la ragione per cui le notò. La prima, quella che proiettava la luce in basso, scese fino a sfiorare il terreno. E mentre l'altra restava in aria nella stessa posizione, la prima si abbassò ancora. Il signor Keller Müller è certo che andassero in direzione di Schmidrutti. Keller Müller a Schmidrutti ha degli amici. Li chiamò per saperne di più, ottenendone ben poco. D'altra parte non conosceva personalmente Meyer. Oltre a lui, il team rintraccia altri testimoni oculari indipendenti da Meyer. Come Bernadette Brandt, programmatrice di computer. Una sera Bernadette vide un globo luminoso in cielo. Era un oggetto che saltava come una palla, che sembrava rimbalzare su se stesso. Fu questa anomalia a colpirla maggiormente. La sfera aveva un andamento verticale. Nel movimento in su era bianca. In basso diventava rossa. A Schmidrutti, la carica più vicina a un pubblico ufficiale è il portalettere del villaggio. Il postino ha visto alcune foto di Meyer. E le ritiene genuine. Ricordiamo che siamo nel 1978. Il postino non riesce ad immaginare come si possano ottenere foto come queste ed è un tipo che crede solo a ciò che vede con i suoi occhi. Jacob Berchinger lavora nella fattoria con Meyer. Vide una sfera luminosa che si allontanava, poi si fermò, diventando più brillante, e improvvisamente cambiò direzione, andando verso di lui, ad una velocità incredibile. Elsie Mosier vive a Nidiglad. È un insegnante. La prima volta che vide l'oggetto non era sola. Con lei c'erano altre 7 persone. Ma non ebbe paura.
Elsie pensò fra sé: ah, va bene, ora ne ho visto uno. Il signor Guido Musbruger vive a 2 ore di macchina, in Austria. Una volta a conoscenza dei fatti, volle sincerarsi di persona. Condivise con Meyer alcune esperienze di avvistamento. Musbruger assistette ad alcune dimostrazioni, specialmente di notte. Si trovò proprio sul luogo durante un atterraggio ed avrebbe diverse cose da raccontare. Stevens ovviamente lo incalza in merito alle circostanze in cui scattò le sue foto. Se ha visto con i suoi occhi, ha mai fotografato qualcosa? Gli fu, diciamo così, consentito 2 volte di fotografare gli oggetti, ma solo di notte. Lui e Meyer erano seduti in macchina e tutto a un tratto videro sulla pianura un disco fiammeggiante, grande come un faro d'automobile. E allora cosa è successo? L'oggetto scomparve in un attimo. Poi, dopo una breve pausa, nello stesso punto apparve una sfera bianco-argentea che prese a volare verso di loro. Continuò ad avvicinarsi, diventando sempre più grande. Poi subì come una contrazione e sembrò precipitare e alla fine, come per magia, se ne andò. La cosa più affascinante è che sembrava una cascata di scintille. Fin qui il gruppo di ricerca ha raccolto 30 testimonianze oculari che avvalorano i resoconti di Meyer. Secondo lui i contatti iniziali furono piuttosto frequenti, persino 2 o 3 volte a settimana. Meyer afferma di aver avuto più di 130 incontri. Ha scattato centinaia di fotografie ed ha raccolto 3.000 pagine di appunti. Foto straordinarie, come queste. Risalgono ai primi contatti di Meyer. Sono la sua prova più sbalorditiva. Cosa c'è di razionale in tutto questo? E qual è stato il coinvolgimento psicologico di Billy Meyer e della sua famiglia? Poppy è la moglie di Billy Meyer. Sono sposati da 6 anni. Il matrimonio fu celebrato in Grecia. Poppy non seppe subito delle esperienze di Billy. Il suo inglese è precario, per cui Poppy passa al tedesco. E per lei all'inizio fu difficile. Di UFO non sapeva nulla. I contatti del marito erano già iniziati, ma Billy attese un po' prima di raccontarle tutto. Fu una scoperta molto sgradevole. Soprattutto non se ne faceva una ragione, perché alle domande che si poneva sembrava non ci fossero risposte. Nonostante tutto, non si è mai scoraggiata del tutto. Però piangeva e aveva assunto un atteggiamento contrario, sia nei confronti di Billy, sia verso l'intera faccenda. Un giorno Poppy perse il controllo e bruciò metà delle fotografie. Ma oggi ragiona diversamente, perché è a conoscenza di molti particolari che riguardano i pleiadiani. L'intera faccenda è molto importante per lei. Ascolta questo. Come è stato registrato qui il suono di un'astronave delle Pleiadi? Mia moglie si trovava qui quando lo ha registrato. Io intanto stavo lì sotto con un altro registratore. Avevi un altro registratore lì con te? Sì. E l'astronave a che altezza era rispetto a te? Circa 60 metri. L'UFO stazionava ad un'altezza che Meyer ricorda precisamente. Era a circa 300 metri. Stevens non aveva mai udito suoni simili. Meyer gli ha dato entrambi i nastri per analizzarli. Le domande degli inquirenti ora si fanno più pressanti rispetto al come avvenivano i contatti. Sappiamo si trattava di comunicazioni telepatiche, ma in pratica? In modo molto semplice. Sentivo l'ordine nella mia testa. Dovevo andare ad un contatto. Allora o uscivo di casa o lasciavo il luogo dove mi trovavo al momento.
e poi loro mi guidavano dove mi avrebbero preso. Cosa c'è di vero nella loro presunta superiorità tecnologica nei nostri confronti? Hanno circa 3.500 anni di esperienza in termini di tecnologia. Secondo Stevens, non si tratta di una superiorità tecnologica, bensì di una precedenza di ordine storico. I pleiadiani dicono che se l'umanità non riuscirà a concentrare le risorse e le energie, non sarà in grado di raggiungere il loro livello evolutivo prima di 300 anni. Meyer asserisce di essere stato sulle astronavi. Perché non le ha fotografate all'interno? Perché è impossibile da farsi. Nell'astronave ci sono delle forze che distruggono sempre la pellicola. Insomma, è un problema tecnico. Nonostante Meyer abbia fatto molti rullini, allo sviluppo escono completamente neri, si vedono solo linee ondulate. Ho sprecato centinaia di filmati. E le ragioni delle loro visite? Vedi, non vengono qui per farci del male, o per innescare tensioni o conflitti, o per mettere la Terra sotto il loro dominio. Essi ci vedono come loro fratelli più piccoli, o giù di lì, e intendono arricchirci con insegnamenti reali sulla natura, sulla vita e sulle credenze spirituali. Insomma, su una dimensione genericamente spirituale. Lee Elders non ne è convinto. Non vogliono nulla. Per gli umani della Terra è impossibile crederci, ma questa è la pura verità. Non nascondono nulla perché da noi non pretendono nulla. La riunione va avanti per ore. Per ogni domanda Meyer ha una risposta. Non si rilevano incrinature nella sua storia e il giorno dopo c'è il primo commiato. È stato fatto tutto il possibile. Meyer ha tirato fuori il suo materiale, ma ha in serbo un'ennesima sorpresa. Mentre Stevens lo ringrazia per la sua collaborazione, aspettate solo un momento, vorrei mostrarvi qualcosa. Ecco, campioni di metallo. Metallo? Dove li ha presi? Me li ha dati i Semiase. Vengono dalle Pleiadi. Campioni di metallo, il tipo di prova concreta che Stevens desiderava da tempo. Tornati a Phoenix, gli investigatori iniziano a classificare il notevole materiale fornito da Meyer. Ci sono centinaia di fotografie, i filmati ad 8 mm, le cassette con i suoni dell'astronave e i frammenti di metallo. Ora è il momento di interpellare scienziati di diverse discipline per un'accurata valutazione delle prove. È un lavoro enorme. Per prima cosa, le foto. Se risultassero false, il resto non avrebbe più importanza. Per poter distinguere l'oggetto dal fondo, ovvero dal terreno sottostante, la procedura prevede innanzitutto di porre la foto su una piastra metallica dalla parte dell'emulsione. Il primo passo è trasformare le immagini fotografiche in informazioni digitali, vale a dire il linguaggio che i computer possono leggere. Quindi si fa partire la macchina. Nel punto in cui si trova adesso, sta analizzando 500 linee, 500 punti o pixel per linea in un'apertura molto piccola, e si deve attendere il risultato dell'esame. I dati appariranno sul display, cioè qui, sullo schermo. Possiamo seguire il rilevamento densitometrico. Il microdensitometro è lo strumento utilizzato per analizzare le foto inviate dalle missioni spaziali americane, come i satelliti Pioneer. Si fa uno scanning, ovvero un'analisi di 5 micron tra ogni pixel. La macchina ora sta digitalizzando mezzo centimetro quadrato sulle prime linee. Per completare la ricerca sulle informazioni digitali ottenute sono necessarie alcune settimane. Nel frattempo, Welch e gli Elders si avvalgono di Wendell Stevens per collocare il caso Meyer in un'ottica ufologica più ampia. Tentiamo una definizione quantitativa di questo fenomeno. Non è una novità, gli UFO vengono segnalati ovunque e da anni. E per quanto riguarda una media, un ricercatore recentemente ha calcolato una media di 7.000 avvistamenti l'anno, in tutto il mondo.
spesso dalle caratteristiche comuni. Infatti il fenomeno presenta delle costanti in termini di statistica. Le foto sono un fattore a parte, perché di solito sono casuali. Cioè, nella maggioranza dei casi, le foto sono accidentali, l'oggetto appare e poi scompare. Gli archivi di Stevens contengono 3.500 documenti fotografici di UFO. Alcuni risalgono all'inizio di questo secolo. Per lo più avvistamenti singoli, ma in diversi casi l'osservazione è stata fatta da più persone nello stesso momento. Come a Perry, una città dell'Ohio dove l'intera popolazione vide evoluire per 30 minuti un UFO all'imbrunire. O in Brasile, quando un fotografo navale scattò una serie di foto di un UFO ritenute assolutamente genuine. E ancora in Cina, a Tianjin, su Rhode Island, in Norvegia, Corsica, Giappone, New Jersey, per menzionare solo alcuni degli avvistamenti segnalati. Ma quanti avvistamenti rimangono non classificati? Le indagini proseguono, i risultati dei test iniziano a giungere all'ufficio Intercept di Phoenix. Fra i primi dati emerge l'analisi sulle foto effettuate da Neil Davis, un fisico che opera nell'industria aerospaziale. Davis ha esaminato la fotografia con il microdensitometro. Qui ha evidenziato le separazioni in bianco e nero che ha eseguito. Vediamo i risultati. L'esame di questo diagramma non evidenzia alcun particolare che potrebbe mettere in dubbio l'autenticità della foto. Ma c'è di più. Neanche la copia a colori, ovvero nella separazione dei colori, c'è l'evidenza di un falso. E le sue conclusioni sono ancora più interessanti. Dall'esame di questa foto nulla è emerso che possa comportare altro che la presenza di un oggetto di grandi dimensioni, ripreso ad una certa distanza dalla macchina fotografica. Meyer ha riferito di 6 tipi differenti di astronavi dei Pleiadiani. Davis ha analizzato quella che gli inquirenti hanno designato come variazione 2. La variazione 3 viene ora esaminata dall'analista di computer Jim Dilettoso. Questa è la nuova immagine digitalizzata con il microdensitometro. È stata trasferita su un dischetto del computer e non sono state riscontrate anomalie. Ovvero nulla che possa indicare una contraffazione o manipolazione delle foto. Per Dilettoso, uno dei fotoanalisti statunitensi più accreditati, recentemente interpellato per il caso Guardian, non esiste alcuna evidenza di un falso in queste foto di Meyer. Le foto sono state analizzate anche nella grana. Ciò che balza agli occhi è che la grana della pellicola è di tipo convenzionale. Nel test della distorsione pixel, il computer concorda con i dati di Dilettoso. Questo oggetto è stato fotografato nello stesso fotogramma originale e nello stesso momento in cui è stato fotografato lo sfondo. Quindi non c'è sovrapposizione. Stevens ha altre novità. I nastri contenenti i suoni dell'astronave, registrati da Meyer, sono stati analizzati da uno specialista, Robin Shellman, che ha individuato qualcosa di completamente nuovo. A parte il suono di base, ha identificato l'abbaiare di un cane, abbastanza evidente, poi una sirena della polizia europea, che era sfuggita del tutto ai ricercatori, quindi il richiamo di un corvo. Shellman è riuscito a sezionare tutto il materiale acustico attraverso una banca dati dei suoni, che consente di paragonare qualunque suono e così di identificare quelli conosciuti. Il problema maggiore resta il suono di fondo. L'analista non è riuscito a riscontrarlo, ha identificato tutti gli altri suoni del nastro, ad eccezione del suono emesso dall'oggetto. Inoltre ha tratto delle conclusioni attinenti alla macchina che per lui è stata costruita per uno specifico fine, ma riconoscere il suono resta molto difficile. Shellman in conclusione formulerà solo delle teorie sull'applicazione pratica dei suoni. Wendell Stevens ha provveduto anche a far analizzare i frammenti di metallo allo spettrometro elettronico per determinarne i componenti. Un esame preliminare del metallo è stato fatto in Svizzera. Shellman sottolinea la presenza di un guizzo, cioè un allineamento di piccoli segnali a livello di picco, il che vuol dire che c'è una cellula ed è stato rilevato del rame in piccole quantità. Al momento questo è tutto. Oltre ad un'evidente traccia di argento, ulteriori analisi sugli altri frammenti mostrano anche piccole quantità di tolium, un elemento assai raro sulla Terra, che è difficile e costoso ricavare.
La singolare natura dei reperti prevede il coinvolgimento di un ricercatore chimico. Marcel Vogel è uno specialista in strutture cristalline, ha realizzato nuove sostanze usate nei componenti dei computer. I primi campioni analizzati sono esemplari di metallo che sono stati classificati come F1. Hanno un'apparenza di colore dorato su un lato e di colore argenteo qui sull'altro. In verità è proprio argento, con del rame in piccola quantità. Se osserviamo questa stessa porzione sotto una luce polarizzata, ciò che esce dall'ordinario è che, per un campione così piccolo, c'è sia la presenza di una struttura altamente cristallina, sia la presenza, nella sezione di metallo che vediamo, di una combinazione di metalli mai rilevati in campo metallurgico. Ovvero depositi sia cristallini che metallici. Tenendo presente che, in base alle nostre conoscenze tecnologiche, non erano mai state verificate simili caratteristiche, Vogel non è in grado di definire il tipo di materiale, distinguendolo rispetto ad altre combinazioni di materiali, né azzarda alcuna ipotesi scientifica. Per Vogel, questi metalli sono una vera e propria sfida. Li ha mostrati ad un suo amico esperto in metallurgia, che ha scosso la testa e ha detto di non capire come potessero convivere. Inoltre, in questo punto, è evidente il segno dell'unione. Ci sono delle striature, segno che il campione è stato lavorato meccanicamente. L'analisi di Vogel è stata approfondita. Le sue conclusioni sono chiare. Vogel è pronto a sottoscrivere l'autenticità del reperto da lui analizzato. Intanto, Jim Dilettoso ha progredito nella sua ricerca sulle foto. Occupiamoci di nuovo di questa figura. Cerchiamo nuove informazioni sui margini. Dal programma emerge un fatto interessante. Riguarda la misurazione delle sezioni angolari esterne di questa figura. Paragonando ogni sezione a tutti gli altri margini, si ottengono l'ampiezza e le proprietà di ciascuna sezione. In pratica, aumentando le informazioni per sezioni circoscritte, possiamo valutare precisamente il numero di pixel in esse contenuti. È molto interessante. In questa operazione di definizione, i pixel appaiono più chiari. I pixel sono questi piccoli quadrati, una specie di mattoncini, facili da contare. Così questo comprende da 5 a 7 pixel. In questo bordo abbiamo una serie da 6 a 8 pixel. Ricapitolando, dall'osservazione di tutte le sezioni esterne dell'oggetto si desume che non si tratta di una piastra di compensato sospesa nell'aria o una figura incollata, perché l'oggetto ha una sua precisa forma, con misure rilevanti. Questo dipende dalla focalizzazione. Infatti, alcune parti dell'oggetto sono più a fuoco di altre, il che vuol dire che abbiamo a che fare con una struttura reale. In base a tutti gli esami effettuati, gli inquirenti si trovano davanti a nuovi interrogativi. C'è la necessità di un altro viaggio in Svizzera, un viaggio che diventa improrogabile nel momento in cui giungono nuovi segnali d'allarme. Una telefonata di Meyer. Siamo di nuovo a Schmidrutti. Nella fattoria la vita sembra scorrere tranquillamente. Ma soprattutto ci sono nuove foto e un altro filmato. In questa foto un'astronave ondeggia su un albero. Meyer dice che gli alberi funzionano come campi magnetici. E ancora due o più UFO nella stessa foto. Un'evidenza molto significativa. E Meyer ne ha a dozzine. Se poi l'oggetto si trova sotto la linea dell'orizzonte, come questa collina, il documento fotografico è ancora più inusuale. Qui una cosiddetta variazione 2 controlla una nave più piccola senza equipaggio, teleguidata, classificata come variazione 5. In questo filmato una variazione 3 evidenzia un comportamento che Stevens ha già studiato. A zigzag,
oscillante, a foglia morta, con l'UFO che ondeggia su un asse verticale. Per Meyer, l'effetto ondulatorio è generato dalla fluttuazione dell'astronave sulle onde del campo magnetico terrestre, come una nave nell'oceano. Lo stesso Meyer sottolinea le misure di alcuni UFO pleiadiani. Questa variazione misura intorno ai 7 metri. Contatti frequenti si sono avuti a Obersatalak. È un'ampia vallata a 10 minuti dalla fattoria di Schmidrutti. Meyer vi realizzò una delle sue più spettacolari serie di fotografie. La nave era tra le due strade. Come riferimenti prendiamo quegli alberi lì? E sul lato sinistro, questa collina. La cosa apparve di dietro, mentre gli alberi sono più avanti, come quello lì. Passiamo ad un'altra foto per stabilire da dove arrivava l'oggetto. Questa foto l'ho fatta spostandomi un po' sulla sinistra. Mi sono abbassato così. L'astronave rimase sospesa per circa 20 minuti. Volava lentamente, quasi a sfiorare le cime degli alberi. A volte stazionava, oscillando. La nave si trovava poco oltre gli alberi. Come si nota, gli alberi sono cresciuti abbastanza. In effetti sono più alti di circa un metro e mezzo o due dall'epoca in cui feci la foto. Poi l'UFO dove si è diretto? Si è allontanato verso sinistra. Cioè come nella foto? Sì. Poi si sono mosse verso... Ecco dove c'è quell'albero, molto più piccolo. Ecco invece l'albero sulla destra. La sua traiettoria era da destra a sinistra, davanti agli alberi? Sì. Come puoi vedere nella foto, si fermò dietro il lato sinistro di questo grande albero, il più alto di tutti. Poi scattai un'altra foto da quella posizione lì. Foto da distanze diverse? Sì. Per fare questa dovetti indietreggiare un po', sino lì in basso, da dove ripresi l'albero, che puoi vedere qui al centro. Il panorama sulla vallata è maestoso. Ci sono notevoli variazioni di pendenza. È possibile, o quanto sarebbe difficile, appendere modelli di UFO, fotografarli e ottenere falsi convincenti. La sorprendente chiarezza delle foto e la particolare topografia del luogo inducono gli inquirenti a sottoporle a test più approfonditi. Questo strumento serve per rilevamenti topografici, per misurare le distanze. È un apparecchio a raggi infrarossi. In effetti è un piccolo computer. È stato costruito da Wild Hubbard qui in Svizzera. Ora faremo così. Lì in fondo c'è Lee, che deve manovrare il riflettore per inviare segnali a luce infrarossa, che poi sarà riflessa nuovamente verso di noi. Avremo così la distanza reale e l'esatto posizionamento di Lee. È approssimativamente dove ti trovavi tu. Il posto è quello. Adesso azioniamo la macchina. Le misure esatte e le foto sono inserite nel computer. I margini degli oggetti conosciuti, come gli alberi e le colline, sono tradotti in pixel. Visto che questi parametri sono noti, il numero dei pixel sul bordo dell'oggetto sconosciuto, cioè la navicella, fornisce la sua distanza. Se ne desume che l'astronave si trovava esattamente dove asserisce Meyer. La semplice triangolazione definisce la sua misura, intorno ai 7 metri o 21 piedi di diametro. Dopo numerosi sopralluoghi, il caso si rivela sempre più complesso e mette alla prova la pazienza dei ricercatori. Ogni test porta ad un altro e ogni risultato è verificato due o tre volte. Per accertare la possibilità che le foto di Meyer siano state realizzate usando modelli in scala ridotta, sospesi con un filo trasparente, gli inquirenti dispongono di un modello molto dettagliato di un'astronave, identificata come variante numero 2. Welch tiene sospeso il modellino sulla cima della collina, in modo che risulti ondeggiante sulla fattoria. Meyer e Stevens scattano diversi rullini di foto. La macchina fotografica usata da Meyer è la stessa con cui ha fatto tutte le altre foto. I risultati sono notevoli. A prima vista le foto appaiono genuine. Dalle foto dei modelli emergono numerosi particolari diversi. L'oggetto è di un colore definito.
C'è molto poco contrasto rispetto agli altri elementi che appaiono nella foto. L'oggetto non ha contorno. Se invece consideriamo le foto fatte da Meyer, lo spessore dei bordi varia da 4 a 9. Ecco il nocciolo, questo è un modellino, è facile capirlo. In una foto, un UFO compare nello spazio aereo di un caccia dell'aviazione svizzera. Non c'è traccia di trucco. La foto è stata analizzata al computer. Il contorno del Mirage era netto, perfetto. Ciò dimostra che l'astronave è della grandezza ed è alla distanza riferita da Meyer. Il contattista svizzero ha accettato di sottoporsi a un PSE, un test di valutazione da stress psicologico. In poche parole, una macchina della verità. È una verifica importante, ma non definitiva. Sono pronto. Prima domanda, il suo nome è Edward Meyer? Sì. Potrebbe parlare un po' più forte, per favore? Sì. Ha scattato delle foto di scafi spaziali pleiadiani? Sì. Lei guida il suo ciclomotore? Sì. Riceve la posta a Schmidrutti? Sì. Ha falsificato le foto scattate a Obersatelak con un modello sospeso? No. Attenda la fine della domanda. Era sospeso con un filo? No. Ripetiamo. Va bene, attenda che io finisca. Vive in Svizzera? Sì. Il nastro viene analizzato da Bob Phelan, un ex investigatore penale del Dipartimento di Polizia del Colorado, uno specialista della macchina della verità. La domanda numero 4 è la prima domanda importante, ossia, ha scattato lei le foto delle astronavi, navi spaziali? La sua risposta è stata sì, è stato estremamente energico, ma non menzognero. Phelan ritiene che su questa domanda in particolare sia stato il più sincero possibile. La numero 7 è la seconda domanda importante. Meyer ha risposto precipitosamente. Quindi gli è stata posta una seconda volta. E ha risposto di nuovo. Il livello di stress tra le due diminuisce la seconda volta, il che non presuppone una bugia. Piuttosto indica che lo stress aumenta quando si mente, invece di diminuire. Se fosse stata una risposta falsa, lo stress sarebbe salito, non sceso. Phelan è interessato ad una risposta in particolare, quella corrispondente all'ottava domanda, cioè, lei beve caffè? Agli occhi dell'investigatore di polizia, il soggetto è apparso più stressato rispetto alla questione del caffè che non riguardo alle foto dell'astronave. Per Lee Elders è un fatto spiegabile. 3 giorni prima del test, infatti, Meyer aveva promesso a sua moglie che avrebbe smesso di bere caffè, ma ogni tanto lo faceva di nascosto. Un punto a favore di Meyer. I risultati di questo test danno dunque ragione a Billy Meyer. Il racconto delle sue esperienze non dà luogo a tracce di falso. Ma ora torniamo ai suoi filmati. Molti sono andati persi o sono stati trafugati. In ogni caso, le sequenze che rimangono sono le più sorprendenti mai messe in circolazione. In particolare questa dimostrazione. L'astronave vola intorno ad un albero, facendone oscillare la cima. Facciamo attenzione, ora la scena è al rallentatore e si nota meglio la flessione dell'albero. E di nuovo, ancora più lentamente. Queste foto furono scattate da Meyer qualche anno dopo. Vi viene introdotto un nuovo tipo di astronave. Si tratta di una variazione completamente differente dalle precedenti.
Secondo Meyer, fu la stessa Semiase a spiegargli nella maniera più semplice possibile la funzione delle sfere di propulsione dello scafo in un viaggio interstellare. Il suono della nuova astronave differisce dal suono degli altri tipi di navi. Meyer ha diligentemente registrato tutto. E ora i nastri sono affidati ad un consulente elettronico, Nils Romrelud, e a un ingegnere del suono, Steve Ambrose, per essere analizzati. Stabilita la frequenza di emissione, cosa si può dire di questo insieme di suoni? Che in sostanza si determina una contemporanea sovrapposizione di diversi toni. Qui sono allineati. Ora invece sono fuori allineamento, molto nettamente. Ora iniziano a centralizzarsi in uno solo. La prima impressione è che ci fossero 10 diverse frequenze disposte casualmente e di queste improvvisamente 9 siano scomparse per lasciarne in campo una sola. Cioè è come se 10 frequenze diverse convergano in una frequenza centrale, un dato estremamente interessante. Altri aspetti dell'analisi acustica sono notevoli. Vediamoli insieme. Siamo in presenza di diversi toni che cambiano molto rapidamente. In un solo istante si rilevano 3 frequenze uniformi intervallate, come si può notare. Nils, sarebbe possibile ricreare questo suono? I tecnici pensano di no. Perché non esistono sintetizzatori capaci di oscillazioni così disarticolate tra loro. Pur mettendone in linea 9 o 10, non potrebbero cambiare nei picchi così velocemente. Inoltre c'è da sottolineare questo cambiamento nel ritmo, giacché volendo creare un rumore di astronave appare difficile giungere a qualcosa di così originale. I tecnici interpellati sin qui sono sconcertati. Sentiamo ora l'opinione di un altro esperto, Robin Shellman, che ha studiato i suoni dell'astronave precedente. Shellman ha analizzato il battito modulato e vibrante che si avverte in particolare sui picchi di frequenza. Ognuno di questi picchi è una frequenza particolare. Volendone dare una dimostrazione visiva, possiamo ipotizzare che si tratta di un motore. Potrebbe essere un albero di trasmissione, con intorno 4 poli magnetici o una spirale. Ciò che è strano è che varia da 4 a 5, 6 o 7 costantemente, sino a un numero che è difficile distinguere. Il risultato è che sembra si generi una certa quantità di magnetismo. Volendo ottenere un campo più forte, si devono selezionare 8 campi e si avvertono 8 pulsazioni sul nastro. In progressione si possono generare campi ancora più forti, su 16, 32 e così via. C'è in questi dati qualcosa di davvero inusuale. Un problema di nesso tecnologico a parere di Robin Shellman, fatta eccezione per l'eventuale volontà di generare onde magnetiche di qualche tipo per scopi di laboratorio. Oppure, e questo potrebbe essere il nostro caso, un sistema di propulsione. Ma Shellman ha prodotto di più. Senza aver mai visto le foto della nuova astronave, ha rappresentato in disegno la possibile fonte dei suoni, un insieme di sfere. E i nastri racchiudono un'altra sorpresa. Nils rileva un altro punto interessante. C'è una costante attraverso tutto questo segnale indistinto. Sembra ci sia un cambiamento di livello estremamente costante, approssimativamente fra 5 e 10 cicli al secondo. E questo avviene nell'area della risonanza magnetica della Terra, chiamata anche risonanza Schumann. Un elemento significativo che è possibile rilevare in questa correlazione. Una relazione molto peculiare e per il momento del tutto inspiegabile. Meyer dice che l'astronave può fluttuare sui campi magnetici della Terra. Le scoperte di Romrelud indicano la stessa ipotesi, anche a sostegno delle stupefacenti capacità delle beam ship, come lo sparire improvvisamente dalla vista e altrettanto improvvisamente riapparire.
In questo film ad 8 mm, l'astronave in alto a destra svanisce ed appare di nuovo, in pratica, simultaneamente, proprio sul costone della collina. Secondo le conclusioni della Nippon Television, che ha approfonditamente analizzato questo filmato, l'astronave scompare e riappare nello stesso fotogramma in meno di un diciottesimo di secondo. Siamo in Scozia. Gli Elders hanno deciso di interpellare John McVie, membro della Royal Society di Astronomia, accademico di fama mondiale, vera e propria autorità sulla struttura dell'universo e sulla possibilità di viaggi interstellari. La domanda è semplice: sarebbe possibile viaggiare dalle Pleiadi a questo pianeta? John McVie ritiene che l'unico modo in cui esseri intelligenti o esseri viventi potrebbero arrivare qui dal Sole delle Pleiadi dovrebbe essere in qualche maniera non convenzionale, probabilmente dall'iperspazio. Si potrebbe usare questo termine un po' più liberamente perché ora inizia ad avere un significato scientifico. Le Pleiadi sono molto conosciute. La costellazione è menzionata già nella Bibbia, nel libro di Giobbe. Le Pleiadi costituiscono un ammasso stellare noto in tempi remoti, quando venivano usate per rappresentare l'arrivo dell'autunno e dell'inverno. Lo stesso Ippocrate disse che l'estate inizia con il loro sorgere e l'inverno con il loro tramonto. L'allineamento dei templi greci coincide con la loro disposizione. E anche le grandi piramidi d'Egitto sono allineate con le Pleiadi. In alcune nazioni africane sono conosciute come le sette dee. In Cina sono chiamate le sette vergini. E per i Veda degli Hindu esse sono i sette spiriti benefici. Curiosamente, in tutte queste distanti culture vi si riferisce sempre al femminile. Secondo Meyer, i pleiadiani usarono le loro donne per i primi contatti, infatti dovevano apparire meno aggressive ai primi uomini della Terra. I Maya celebravano il momento in cui le Pleiadi raggiungevano il loro zenith come l'evento più importante del loro calendario. I popoli pre-incaici credevano che i loro dei venissero dalle Pleiadi e se ci spostiamo sugli altipiani di Nazca, in Perù, rinveniamo l'uccello del tuono che segna la piazza delle Pleiadi. L'ammasso di stelle è ricordato come la casa degli dei, il centro del paradiso. Le credenze tradizionali delle tribù americane parlano delle Pleiadi. Lo storico John Enula, un pelle rossa Kiowa, racconta una storia che sopravvive fino ai nostri giorni. È legata alla Torre del Demonio nel Wyoming. Qui Steven Spielberg ambientò la scena principale del suo Incontri ravvicinati del terzo tipo. Gli indiani Kiowa vivevano in quest'area. In tempi antichi, molto antichi, usavano accamparsi alle pendici della montagna per il periodo invernale. Un giorno, mentre i bambini stavano giocando, un orso gigantesco uscì dal bosco e li assalì. Erano sette, noi li chiamiamo le sette sorelle. Scapparono e cercarono rifugio in quella direzione. Si nascosero su quella sporgenza e il terreno sotto di loro cominciò a crescere e si alzò dal terreno e la montagna cominciò a formarsi e a mano che si alzava gli artigli dell'orso lasciarono graffi sulla montagna. Sono quei solchi che si vedono chiaramente e da lì su le sette sorelle salirono in cielo ed è lì che si trovano ancora oggi. I pleiadiani di oggi non sono stati concepiti e non sono nati nei pianeti delle Pleiadi. Loro vengono dai pianeti dei sistemi Lyra e Vega. Ma essi non sono stati creati neanche lì. Infatti, i loro predecessori vennero da altri pianeti e da altre galassie lontane, in qualche luogo dello spazio. Nei loro messaggi, i pleiadiani riferirono a Meyer che antichissimi viaggiatori spaziali sono gli avi di entrambe le razze, quella terrestre e quella pleiadiana. Venivano da diversi sistemi di stelle.
Giunti sul pianeta Terra, la trovarono già popolata da diverse razze di uomini, dalla pelle diversa fra loro. Ne nasce una sorta di filosofia ancestrale che Meyer sintetizza così. In fondo noi umani non siamo fra i peggiori esseri dell'universo. Ci sono numerose sette che dicono che la peggior cosa che possa accadere ad un abitante dell'universo è il dover vivere su questa terra. Non è vero. Ci sono dei problemi qui e ci sono problemi in qualsiasi altro luogo dello spazio e negli altri pianeti. Uno degli interrogativi più scottanti del caso Meyer è il seguente. Se la storia è vera, come possono queste creature effettuare un viaggio da una distanza così vertiginosa? Gli investigatori girano la questione ad Alan Holt, un astrofisico che lavora con il programma spaziale americano, e David Froning, specialista in progetti sui sistemi di propulsione per viaggi interplanetari. Il problema è il viaggiare più velocemente della luce. È solo una teoria? Froning sottolinea come ci siano stati fisici la cui audacia e il cui coraggio li ha spinti a postulare l'esistenza di particelle che viaggiano più velocemente della velocità della luce. Queste particelle sono state definite tachioni. Esse dimostrano che l'esistenza di entità più veloci della luce non necessariamente viola le leggi della fisica. Alan Holt ha lavorato a livello di approccio alla teoria dei campi magnetici. Ha potuto sviluppare una ripresa, se la si vuole vedere in quest'ottica, del lavoro di Einstein sulla teoria del campo unificato. Tutto sta ad indicare una soluzione attraverso la quale sarà possibile viaggiare più velocemente della luce. Gli scienziati su questo concordano. Vediamone il possibile funzionamento. Il progetto di propulsione proposto da Holt prevede un effetto di risonanza magnetica per effettuare il salto nell'iperspazio, scomparendo dallo spazio e dal tempo del nostro sistema solare e riapparendo su una stella distante. All'inizio del viaggio una certa distanza viene percorsa nel tempo utile per uscire dal sistema solare. Lo vediamo rappresentato nella linea curva alla sinistra dell'immagine. Poi, attraverso il salto nell'iperspazio, l'intera distanza viene coperta senza lasso di tempo. Mentre un certo tempo passa in fase di decelerazione verso l'obiettivo, come si vede nella linea curva a destra. Veniamo alla forma ipotetica di tali astronavi. Si è partiti da questo progetto di velivolo con una forma centrale circolare. La figura in alto mostra un sistema di risonanza del campo magnetico nel momento del salto spazio-tempo. L'oggetto cambia di colore quando il suo movimento si approssima al punto di risonanza, segno di un'emissione ad alto potenziale d'energia. E in sostanza ci si è avvicinati agli effetti rilevati durante gli avvistamenti di UFO. Ora, considerando la distanza di 550 anni luce fra le Pleiadi e il nostro pianeta, il tempo necessario per raggiungere la meta sembra comunque calcolabile. In effetti, una valutazione approssimativa colloca il percorso nell'ordine delle 8 ore di viaggio tra la Terra e l'agglomerato stellare delle Pleiadi. Secondo Meyer, i Pleiadiani impiegavano poco più di 7 ore. Le loro beam ships, le astronavi, sfruttano i campi magnetici della Terra. Un'ipotesi che i nostri scienziati stanno attentamente valutando. In ogni caso, il team di ricercatori americani ha vagliato il materiale di Meyer con il supporto di vari esperti per individuare quelle discrepanze che dimostrerebbero che qualcosa potrebbe essere stato prodotto in laboratorio, il che presuppone il concorso di esperti in una dozzina di discipline differenti: metallurgia, astronomia, storia antica e psicologia. Inoltre, ci vorrebbero più di 10.000 ore di lavoro e più di $1 milione per riprodurre le prove che sono in possesso di Meyer. E infine, il computer potrebbe comunque individuare ogni contraffazione. Quando comprammo questo terreno, sembrava la foto di un centro agricolo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nessuno di noi aveva denaro. Abbiamo lavorato praticamente giorno e notte per molti anni. Spesso, molto spesso per 22-23 ore al giorno. E così
Abbiamo costruito tutto questo e la nostra terra è fertile e cresce lentamente, ma tutto è il frutto del nostro lavoro manuale. I contatti di Meyer continuano e la vita nella fattoria è ancora più frenetica. Tutti si ingegnano ad aiutare Meyer e i tanti volontari lo sostituiscono nel suo lavoro. Ma c'è un punto negativo: la loro stessa presenza, le loro domande e addirittura il loro entusiasmo creano la stessa tensione che vorrebbero mitigare. Negli ultimi 20 o 30 anni moltissime persone hanno visto oggetti volanti non identificati, gli UFO. Certe persone nel mondo amano solo le emozioni forti. Altre forgiano falsi per denaro o per ottenere notorietà. Ma ci sono molti contatti reali e molta gente che ha realmente visto UFO. Il caso Meyer fa notizia in tutta Europa. I tabloid sono pieni delle sue foto, come questa della pleiadiana Asket, che ha fatto discutere, e reportage televisivi in particolare dal Giappone. La quieta fattoria diventa una mecca. È inondata da visitatori desiderosi di vedere Meyer, di vedere le foto e di udire le sue esperienze personalmente. Meyer non può respingere nessuno, è la promessa che ha fatto a Semyase. Tutto nel caso Meyer concorre a complicare le cose. Gli inquirenti sono perplessi. Il materiale sembra autentico e l'inchiesta è a un punto morto. Anche se i contatti continuano, ora Meyer è più schivo, rifiuta le interviste e ha paura degli sconosciuti. Nella seconda metà degli anni Ottanta cesserà qualsiasi contatto con i media. È un momento molto delicato delle investigazioni. La gente affolla Schmidrutti. Molti sono alla ricerca di risposte, assicurazioni, perfino della promessa che qualcuno o qualcosa ci salverà. Se quello che desiderano è pace, conoscenza, legge e armonia su questa terra, siamo noi a dover cambiare ogni cosa da soli, come esseri umani di questa terra. Con la notorietà, le misure di sicurezza sono state rinforzate. I bambini sono accompagnati e ripresi dalla scuola e i loro giochi intorno alla fattoria sono stati limitati. La tensione ormai è molto elevata e quando appare una minaccia non si sa da dove arrivi. Una notte, gli abitanti della casa vengono svegliati da una luce brillante che illumina tutto con uno splendore soprannaturale. Meyer, preoccupato perché non aveva avuto indicazioni telepatiche in merito, impugna il fucile e la sua macchina fotografica. La luce cambia forma e intensità, si muove silenziosamente sopra la valle, illuminando a tratti il terreno. Continuerà ad alzarsi e abbassarsi fino all'alba, poi sparirà. Nel suo contatto seguente, Meyer riferisce a Semyase del fenomeno, ma lei non ha spiegazioni. I pleiadiani non sanno cosa potrebbero essere le strane luci. Meyer è scosso. Vedi, Wendell, tutto continua ad andare avanti con sempre più difficoltà. Ho avuto problemi, ho portato problemi qui a Schmidrutti, ho avuto problemi con il governo, con la gente intorno. È comprensibile. E non è l'unico caso. Tutti quelli che hanno un'esperienza finiscono nei problemi, ma l'esperienza è unica. Dovresti mantenere i nervi saldi.
Questo è vero. Ma lo sai, arriva qui gente dalla mattina alla sera. Troppi. Tutti mi vogliono parlare e mi trovo con dei problemi perché mi rifiuto. Ci sono altre persone che vorrebbero uccidermi, rapire i bambini. Capisco, è molto difficile per te, Billy, ma dobbiamo andare avanti. Sì, è facile dirlo. È molto facile per te, ma non per me. Bene, ho speso un sacco di tempo per questo caso. Abbiamo analizzato le tue foto, abbiamo verificato il metallo, abbiamo studiato i suoni. Tutti i test hanno avuto esito positivo. Tu hai fornito le migliori prove che io abbia mai visto in 20 anni di ricerche e non possiamo fermarci. E che cosa hai trovato in tutto ciò? È vero o no? Siamo riusciti a trovare prove che tendono ad avvalorare il caso. Sembra che stia realmente avvenendo, ma solo tu conosci la tua verità e sai cosa sta succedendo realmente. Il nostro compito era sperimentare noi stessi per comunicare i risultati alla gente. Per favore, pensaci, ho bisogno di te. Capisco, ma in questo momento davvero non so più cosa dovrei fare. È chiaro questo punto? E poi i miei nervi sono a pezzi. La mia mente si sta spegnendo lentamente. Devo riflettere su questo. Per favore, pensaci seriamente, Billy. Non possiamo fermarci adesso. Non abbiamo nessun altro modo per procedere. Penso che il mondo debba sapere. Penso che tu senta che il mondo debba sapere. Sì, non vuoi essere il solo, ma qualcuno deve farsene carico. Lo so, ma devo rifletterci. Non posso decidere ora. Non posso proprio. Qualche tempo dopo, un incidente contribuirà a far luce sul caso Meyer. Mentre i media internazionali si sono scatenati contro di lui, Stevens gli spedisce una lettera ricevuta da una donna che aveva assistito alla partenza della figlia all'aeroporto di Zurigo. La donna aveva scattato svariate foto della partenza, l'ultima raffigurante l'aereo subito dopo il decollo. Una volta sviluppata, un oggetto che non aveva notato nell'obiettivo della macchina fotografica è stato catturato dalla pellicola. Dalla forma, Meyer lo riconosce come una delle astronavi dei Pleiadiani. La sua solitudine e la sua presunta follia non lo isolano più completamente. Non mi preoccupo per me stesso. So che c'è gente in tutto il mondo che a volte mi chiama pazzo. Ma c'è anche gente che ci sta pensando e altri ancora che si sono convinti. E per questo non mi preoccupo se qualcuno mi chiama stupido o matto. Penso di dover compiere la mia missione e non mi importa della mia salute, non mi importa della mia vita. Se devo sacrificare salute o vita nel compimento della mia missione, lo farò. Sono passati 4 anni dall'inizio della missione dei ricercatori americani. La prima fase, forse la più delicata, è finita. Gli amici si congedano. Nulla di che. Lee Elders è il primo a ringraziare Meyer per tutto il suo aiuto. Spero che continuerete a indagare su tutto. Il lavoro continuerà, ti faremo sapere. Arrivederci, Billy. Ciao, Britt. Poi è la volta di Tom Welch. Buon viaggio. Ciao, Tom. Buon volo. Aspetta solo un momento. Essi torneranno. Proprio ora stanno lavorando qui, al nostro fianco. E staranno qui fino alla prossima volta. Resteranno un altro paio di anni. Così forse il caso Meyer resterà un enigma per sempre, nonostante le prove veramente notevoli a suo favore. Ma la nostra attesa verrà premiata a condizione di mantenere nei confronti del futuro contatto un atteggiamento di apertura spirituale che vada oltre le prove più difficili della nostra vita quotidiana.